E così in Francia la tassa sull'internet è diventata una realtà. Sugli store online la tassa aumenta di un 3% le tasse che deve pagare chiunque vende online. L'obiettivo è andare a prendere Amazon soprattutto, ma avrà funzionato? Pare proprio di no, ma lo scopriamo dopo la sigla. Ciao internet, a chi parla di web tax, l'esempio da portare oggi come oggi è quello della Francia. Già, perché a quanto pare la tassa francese, che era nata per aumentare la competitività tra i piccoli produttori e le grandi compagnie del web, ha fatto o sembra fare una vittima. I grandi del web? No, ovviamente, i piccoli rivenditori. Già, perché Amazon, invece che pagare semplicemente la tassa, ha deciso di riversare questa tassa con un aumento del 3% dei costi di commissione per i venditori che proprio su Amazon vanno a vendere i loro prodotti o servizi. Questo significa che non solo i piccoli produttori avevano già a questo punto una commissione da dare ai grandi della rete, ma che addirittura la loro competitività rispetto a chi offline fa lo stesso tipo di servizio è scesa ancora particolarmente. Non solo, la loro competitività è scesa anche rispetto ai player internazionali e, ancora una volta, rispetto a tante altre realtà che possono permettersi questo 3%. Ancora una volta, chi non può permettersi di abbassare del 3%? Non certo i piccoli, ma i grandi che assorbono con la possibilità, a questo punto i grandi seller sulla piattaforma di Amazon, di spuntare ancora quote di mercato. La normativa relativa ai colossi della rete non è quasi mai semplice e ricordiamoci che in un momento in cui le tasse tramite giochi fiscali come il Double Ireland, come tante altre, vengono quasi puntualmente svicolate sulla base di milioni e milioni di euro di consulenze e di possibilità di andare a trovare escamotage, beh, rischiano di rendere un po' poco utili le manovre così singole a livello soprattutto di singolo stato. Se una legislazione ci dovrà essere riguardo alle grandi realtà del web, beh, probabilmente l'unica possibilità è quella di farla a livello europeo, altrimenti l'unica cosa che facciamo è facilitare un mercato, quello italiano, quello tedesco, quello spagnolo, portoghese o polacco, che quei balzelli non se li troverà all'interno delle tasse da pagare per il piccolo consumatore. E voi cosa ne pensate? Favorevoli o contrari a una tax? Vi dico già la mia, io favorevole ma sul terziario avanzato, sui margini dell'advertising. Tassare l'advertising secondo me è la modalità con cui andare a attaccare i colossi della rete, ma ditemi la vostra. Io sono Matteo Flora e su podcast, YouTube e Facebook vi faccio compagnia tutti i giorni online. Se volete iscrivervi o se volete anche iscrivervi al canale Telegram, alla newsletter o al corso online gratuito, trovate tutte le informazioni a www.matteofloracome.com. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato. Anche oggi di lunedì, buon inizio di settimana. Io oggi inizio il corso di Corporate Reputation e Storytelling a Pavia e sono, devo dire la verità, un filino nervoso e, come sempre, grazie mille per avermi ascoltato anche oggi e state parati.